Eccoci in diretta con l'evento della settimana di Le Fonti TV, Le Fonti Asset Management, settimane monotematiche e lo sapete che Le Fonti dedica ad ambiti particolari per entrare nel dettaglio di quelli che sono i cambiamenti e l'evoluzione non solo di questo periodo che sicuramente è stato particolarmente complicato e macchinoso, ma in generale per il medio-lungo periodo per capire un po' quali sono gli aggiornamenti principali che ovviamente riguardano in questo caso il mondo del risparmio gestito. E da ieri siamo partiti con una serie di appuntamenti proprio all'interno della nostra programmazione, quindi con delle tavole rotonde con ospiti e relatori che ci aiuteranno a capire di più di tutto quello che sta avvenendo. Per tutte le informazioni voi, ricordo, potete sempre consultare il nostro sito lefonti.tv, dove c'è proprio una sezione dedicata. Eccola qui, è quella che state guardando, è quella dedicata proprio alle Fonti Asset Management TV Week. Allora, andiamo a vedere, intanto c'è la nostra diretta, da dove partiremo. Noi partiremo da quelle che sono le nuove strategie di mercato per cogliere appieno la ripartenza. Dicevamo, chiaramente il discorso che faremo riguarda non solo questo periodo post-Covid, post-epidemia, ma riguarderà un periodo molto più lungo, perché bisogna sempre avere degli orizzonti molto ampi per essere lungimiranti. Però chiaramente il punto di partenza è la ripartenza. Scusate, utilizzo ancora questa parola, dopo un anno sicuramente penalizzante per l'economia in generale. Il 2020, ecco qui l'abbiamo messo in evidenza, è stato un anno molto complesso per tutto il mondo, con la pandemia che ha colpito persone e aziende indiscriminatamente in tutto il pianeta. Il fatto è proprio quello che parliamo di un problema a livello globale, a livello mondiale. In questo contesto così difficile, i mercati finanziari hanno dimostrato una notevole resilienza. Abbiamo parlato più volte e spesso dello scollamento che esiste tra l'andamento delle borse, dei mercati finanziari e l'andamento dell'economia reale. Ancora dobbiamo fare i conti reali rispetto a quello che succederà, perché ancora dobbiamo chiudere il capitolo pandemia, in generale supportati i mercati dall'azione delle banche centrali che hanno avviato e hanno mantenuto delle politiche monetarie decisamente accomodanti. Ma cosa succederà da adesso in avanti? Bisogna mettere in conto diversi fattori. E allora, guardate, prima di presentare i miei relatori che vediamo già qui messi in evidenza, ecco la tavola rotonda che riguarda questa parte della nostra diretta di oggi. La responsabilità sociale entra sui mercati, parleremo di investimenti sostenibili e responsabili a cui tutti noi siamo chiamati a dare una spiegazione, una motivazione, a far capire come siamo preparati e pronti a accogliere le sfide del mercato e appunto come questi investimenti sociali stanno cambiando l'approccio agli investimenti stessi. E lo faremo con i miei ospiti, che vado subito a presentare, a partire da Rebecca Schwereb, Manager Business Development, Bank of Valletta Fund Services. Rebecca, ben trovata, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui. Saluto Davide Mascheroni, responsabile area partner commerciali Etica SGR. Grazie per essere qui anche a te. Grazie, buongiorno a tutti. E Christophe Mallet, Head of International Development di Ofi Asset Management. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io partirei da Davide Mascheroni. Per quale motivo? Perché farei riferimento proprio per capire come si sta procedendo verso una messa a punto di quelli che abbiamo appunto detto essere investimenti sostenibili e responsabili, per capire, ecco, piccolo inciso, quale sarà l'impatto sull'ambiente, su politiche di inclusione, gender gap, che sono tutti elementi che vanno a sostenere poi gli investimenti. Dicevo, partirei dalla normativa europea che è stata introdotta, quindi recentemente, che di fatto pone la finanza al centro di una rivoluzione che riguarda proprio la sostenibilità dell'economia sotto più punti di vista. Arrivano dei veri e propri obblighi da parte dell'Unione Europea, quindi indipendentemente dalla virtuosità di ciascuno di noi, che hanno imposto anche però in un certo qual modo alle varie società di lavorare più freneticamente sotto questo punto di vista, quindi per accelerare quei procedimenti che evidentemente poi sarebbero stati molto più lenti. Allora, partiamo da qui per capire come questa sfida è stata accolta da voi, Etica SGR, come ha avviato questa rivoluzione. Grazie per la domanda. Allora, per prima cosa è importante ricordare chi è Etica SGR, perché forse non tutti ci conoscono. Quindi è una società di gestione del risparmio italiana, è nata
nel 2000, quindi ha 20 anni di storia, fa parte del gruppo Banca Etica e nasce proprio con una mission, quello di promuovere diciamo così, valori della finanza etica sui mercati finanziari. Quindi questo è sicuramente un punto molto importante. Quindi la SFDR, la normativa appunto che è entrata in vigore nel 10 marzo di quest'anno, per noi è stato, possiamo dire, un modo per riaffermare quella che è la nostra identità, la nostra mission. E diciamo così, da questo punto di vista, una caratteristica che ci rende, dico, unici come società di gestione in Italia, perché fin dalla nostra nascita abbiamo sempre comunque proposto esclusivamente fondi che fossero sostenibili e responsabili. E parlando di nuova, normativa, possiamo dire che tutti i nostri fondi oggi sono classificati come sostenibili, appunto, ai sensi della SFDR. Poi, entrando magari un pochettino più in dettaglio, sicuramente c'è un aspetto da prendere in considerazione. SFDR significa trasparenza dell'informazione. Come Etica SGR abbiamo sempre cercato di, diciamo così, confermare il nostro impegno verso la sostenibilità tramite una comunicazione che fosse il più chiara e trasparente possibile. Ovviamente non c'erano degli schemi, ma l'abbiamo fatto attraverso il sito internet, l'abbiamo fatto attraverso la documentazione d'offerta, pubblicando alcuni report come il report di impatto, il report di engagement, per proprio aumentare la consapevolezza verso i nostri temi nei confronti dei clienti e in generale dei consulenti finanziari. Ovvio, la SFDR ha, diciamo così, imposto degli obblighi. Queste informazioni c'erano anche prima 10 marzo, però strutturarle sicuramente secondo quelli che sono i nuovi dettami di normativa ha richiesto un grosso impegno, penso per tutti gli operativi, per tutti gli operatori, sicuramente per Etica SGR. Ok, sì, perché quello che dicevo prima, probabilmente erano dei processi che erano già avviati, però con l'imposizione, si è dovuto accelerare su più fronti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, e ci sarà ancora molto da lavorare. Pensiamo infatti che sicuramente è un buon punto di partenza l'SFDR, questo è innegabile, però non è sicuramente un punto di arrivo, non può essere un punto di arrivo. Lato appunto, buon punto di partenza perché ci permette in generale di avere oggi degli schemi condivisi. L'adozione di schemi condivisi favorisce il confronto tra forme di investimento sostenibili diverse, quindi a beneficio dei clienti e in generale anche dei consulenti finanziari. Dall'altro lato, secondo noi, Etica SGR in particolare, la vera sfida sarà quella che, nonostante la standardizzazione dei contenuti, sia in grado di continuare a proporre quella che è la propria visione di finanza etica, e soprattutto promuovere la propria identità, cercando sempre di diciamo così, investire le risorse, dedicandole, convogliando su aziende che non solo hanno una ampia e elevata responsabilità da un punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto in termini appunto di responsabilità sociale. Certo, solo un inciso, giusto per avere una conferma anche da lei, Mascheroni, poi lo chiederò anche agli altri. Credo che quando parliamo di responsabilità sociale, ancor di più al di là dell'accelerata che ci viene richiesta attraverso la normativa europea, in questo momento sia argomento fondamentale visto l'anno che ci lasciamo alle spalle, dove chiaramente non che prima si potesse prescindere da questo, però dove l'economia si interseca ancora maggiormente rispetto a tutti quelli che sono gli interventi più sociali, è corretto, cioè dire questo, cioè quindi si è aggiunta benzina sul fuoco, insomma, ha infiammato ancora di più tutto questo argomento, la pandemia. Assolutamente, assolutamente sì, nel senso che sicuramente si è portato a ripensare un po' a quelli che potevano essere magari modelli di crescita economica, ripensarli appunto in chiave più inclusiva, ripensarli anche in ottica di quelli che saranno i temi di investimento del prossimo futuro. La pandemia, come accennava, è stato sicuramente per certi versi potrebbe essere vista come un'anticipazione di quello che potrebbe accadere negli anni a venire, una sorta di Certo, stress test. Molte aziende certo. hanno sospeso la propria attività, altri hanno dovuto cambiare il loro modello di business, altri ancora hanno, diciamo, sono riusciti a sfruttare la pandemia per poter proporre appunto modelli di sviluppo alternativi. Ma sicuramente la pandemia ha dato un'accelerata non solo ai temi di carattere ambientale, ma anche e soprattutto a quelli di carattere sociale. Quindi piede premuto sull'acceleratore proprio per quello che è accaduto, ma in tempi non sospetti la Commissione europea aveva fatto appello alle varie società affinché ci fosse
in qualche modo una volontà di contribuire a regalare a tutti una società migliore, un ambiente più pulito. Quindi, insomma, argomenti che sono ancora più sottolineati. Vado da Christophe Mallet. Per partire sempre, ecco, io chiedo, come ha fatto Mascheroni, di partire un po' dall'introdurre la vostra società di riferimento, proprio per capire anche a chi non vi conosce, per far capire a chi non vi conosce qual è la vostra mission di base. Appunto, Christophe, Ofi Asset Management è tra i pionieri, potremmo dire, dell'investimento responsabile, con oltre 25 anni di esperienza. Poi lascio a te dirci di più rispetto alla società. Cosa significa per voi questo tema ad oggi e come si relaziona proprio la vostra società rispetto all'impact investing? Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Allora, lei mi fa molto, molto domande. Dunque, prima, per favore, spero che scuserete i miei errori di italiano che farò certamente. Dunque, è vero che possiamo definirci come pionieri della finanza sostenibile in Francia perché la società Ofi Asset Management è stata creata 50 anni fa e abbiamo sviluppato questo approccio responsabile da 25 adesso. Di più, i nostri radici vengono dell'economia sociale perché abbiamo due azionisti che sono due compagnie di mutua assicurazione, dunque è veramente qualcosa che è soltanto, assolutamente naturale per noi. È vero che possiamo dire che abbiamo accompagnato le varie fasi dello sviluppo dell'investimento sostenibile durante questi anni che abbiamo assistito a vari cambiamenti. Per esempio, direi che la prima cosa che abbiamo visto è il passaggio di un approccio di nicchia a un tipo di approccio mainstream adesso. La seconda cosa per me è che abbiamo visto che siamo partiti dall'equity management alla gestione di tutte le classi di attivi adesso. Siamo anche passati dall'esclusione, che è un metodo che era basato sull'esclusione, a uno adesso che è basato sull'inclusione. E anche direi che ci sono anche due veramente cambiamenti importanti. Il primo forse per noi è stato l'abbandono della semplicità a adesso un'attività più complessa con concetti nuovi che dobbiamo spiegare. E infine penso che dopo aver messo nel centro delle in considerazione, preoccupazioni, gli investitori istituzionali, adesso c'è veramente molto da fare per gli investitori singoli. Infine direi che siamo passati da una fase con un'industria molto autogestita, con adesso un'industria di piena regolamentazione. Per questo, in Ofi, per affrontare queste sfide, abbiamo sviluppato adesso una comprovata esperienza interna che abbiamo sviluppato, come l'hai detto, da 25 anni. Abbiamo un team di 7 persone dedicate all'analisi degli emittenti aziendali e governativi e siamo anche molto impegnati in diverse iniziative internazionali. Per esempio, abbiamo fatto la sottoscrizione dei PRI molto tempo fa e posso comunicare che abbiamo per la quarta volta consecutiva la valutazione A+, che è il punteggio più alto che il PRI possono dare. E poco tempo fa siamo anche entrati a far parte del Forum della Finanza Sostenibile in Italia. Dunque, perché crediamo che è molto importante, come lo facciamo oggi, di scambiare le esperienze per migliorare le nostre pratiche. Dunque, da Ofi abbiamo le tre quarti delle esposizioni che noi gestiamo che seguono un approccio responsabile, più del 900 dei nostri fondi sono adesso classificati, come l'ha detto Davide, come articoli 8 e 9 del nuovo regolamento europeo SFDR e naturalmente la nostra ambizione di avere il 100% di questi asset in gestione diretta classificato in una di due queste categorie. Il nostro approccio è stato l'approccio best in class perché per noi legge prima di tutto riguarda il rischio, quello è veramente la basata del nostro impegno, ma naturalmente direi con l'emergenza climatica e anche le nuove aspettative degli investitori abbiamo
che vogliono infatti una finanza più capace di fornire soluzioni concrete ai loro interessi. Abbiamo integrato da molto tempo adesso il nostro sistema con nuove metodologie e naturalmente nuovi strumenti. E adesso, come lei mi ha chiamato, il nostro impegno è veramente di analizzare l'impegno delle aziende e di misurare questo impatto, e quello che noi facciamo con il nostro fondo OFI Positive Economy. Dunque abbiamo riunito l'intera gamma delle soluzioni, servizi di investimento che possiamo fornire sotto un marchio che si chiama OFI Responsible Solution, che è organizzata con quattro assi: l'exclusion tradizionale, il best in class naturalmente, il thematic e l'impact investing. Per quanto riguarda l'impact investing, direi che ci sono per noi tre caratteristiche principali, che sono l'intenzionalità, l'addizionalità e la misurazione. Che cos'è l'intenzionalità? Secondo noi significa che le aziende devono stabilire l'intenzione di generare un impatto positivo nel loro business model. Questo deve fare parte di un tipo di dichiarazione di intenti e essere integrata in una strategia e un'attività che sono definite. L'addizionalità è il nostro ruolo di asset manager, è veramente che l'impegno che abbiamo in un'attività di engagement con le aziende, anche con i governi qualche volta, ma con le aziende per aiutarle a migliorare la costruzione dei portafogli, ma anche per riportare e comunicare su questi portafogli e anche sul business model. E finalmente, quello che è molto importante, anche la misurazione, perché gli impatti positivi devono essere misurati e riportati. Per noi un'azienda deve dimostrare il suo proprio impatto attraverso misurazioni pertinenti, ma come, se ho capito bene, l'ha detto Davide, c'è anche molto lavoro da fare per veramente migliorare questo tipo di reporting delle aziende. Dunque per noi, per entrare in questi nostri portafogli, utilizziamo questi parametri, il cui scopo è veramente di seguire l'intenzionalità fino alla misura dei loro impatti. Certo, giustamente Christophe Mallet parla di vari strumenti che si hanno a disposizione. Chiaramente quando parliamo di investimenti sostenibili e responsabili dobbiamo parlare di diverse strategie, ciascuna di queste strategie è contraddistinta da specifici obiettivi e metodologia. Chiaramente l'obiettivo è uno unico, quello di rendere più responsabile in generale il pianeta. Adesso l'ho detto molto banalmente, però chiaramente le metodologie possono essere diverse e vogliamo scoprirle anche attraverso questa tavola rotonda. Non a caso vado subito da Rebecca Schwereb, perché finora, Rebecca, abbiamo parlato di Europa, fondamentalmente di giurisdizione europea finanziaria. Malta, perché dobbiamo fare un salto da voi proprio per capire che cosa accade lì, ha saputo sicuramente affermarsi nell'ultimo decennio come valida alternativa europea proprio alle giurisdizioni finanziarie che sono maggiormente conosciute. Per questo ho fatto la distinzione di base. Come si inserisce l'isola in questo discorso, cioè in questo generale contesto? Come ha saputo affrontare le sfide? Insomma, la prima domanda è abbastanza simile per tutti, con le differenze sostanziali che poi vi riguardano. Quale approccio sostanzialmente adottate per rispettare tutti questi criteri che abbiamo già messo sul tavolo? Sì, comincio da dire che oggi rappresento la società BOV Fund Services, che è la società pioniera nell'industria dell'asset management a Malta, quindi abbiamo molta esperienza e competenza per quanto riguarda quello che offre Malta come giurisdizione. Possiamo certamente dire che Malta ha attraversato un percorso sistematico e ben programmato per presentarsi come piazza alternativa in Europa, come hai detto bene tu, Manuela. E questo percorso si è sviluppato anche nell'ambito della responsabilità sociale anche. Ma prima di parlare di questo, vorrei approfittare per ribadire quale sia il profilo giuridico attuale del paese, perché purtroppo a volte continua ad esserci un po' di misinterpretazione
interpretazione e un po' di mancanza di chiarezza da parte di alcuni operatori sullo status di Malta. E Malta infatti appartiene all'Unione Europea dal 2004, è entrata nell'area euro nel 2008 e dal 2010 è stata iscritta nella whitelist dei paesi di fiscalità trasparente. Questo quindi significa che Malta si è completamente riqualificata nel corso degli ultimi 25 anni, arrivando a presentarsi oggi come un centro internazionale per i servizi finanziari valido, robusto e positivamente riconosciuto. Malta è senza dubbio più una new entry comparata alle giurisdizioni di fama maggiormente riconosciuta, ma nonostante questo, fin da subito ha saputo essere all'avanguardia dell'industria finanziaria, particolarmente per quel che concerne il settore di fondi e delle gestioni patrimoniali. E anche per quanto riguarda la responsabilità sociale e la sostenibilità verso l'ambiente, Malta è anche qua riuscita ad ottenere traguardi significativi e a mantenere un approccio innovativo per queste tematiche anche. Environmental social governance, come hanno detto anche i colleghi qua sul panel oggi, sappiamo tutti che questi soggetti sono oggi ampiamente diffusi e condivisi dalla maggior parte degli operatori finanziari su scala globale. Come semplice ma significativo esempio, è interessante notare anche che un paese come la Germania, ad esempio, abbia addirittura introdotto la parola senvestieren, che vuol dire appunto fare investimenti, investire con senso di responsabilità. C'è allora comunque da dire che il tema ESG non è totalmente nuovo, ma stiamo solo vivendo in un mondo dove adesso, insieme all'obiettivo del ritorno economico, naturalmente, la gente pone un'attenzione maggiore sull'investimento effettuato e vuole capire più da dove provengono questi ritorni, in modo da accettarsi che alla fine ciò che fanno corrisponda e sia più coerente ai valori personali anche. L'esigenza è quella di volere un buon futuro per noi stessi, per le nostre società e per il nostro mondo. E con questa consapevolezza, pertanto, gli investitori tendono ad assumersi la responsabilità di tali obiettivi. Ecco perché l'ESG è diventato proprio uno dei topic attualmente più seguito da coloro che sviluppano le strategie di investimento. Ma adesso tornando a Malta, perché è Malta che rappresento oggi tramite BOV Fund Business, quale più grande gestore presente sull'isola, bisogna sottolineare qua che il paese ha compiuto numerosi sforzi e sviluppato differenti attività per far fronte concretamente alle componenti ESG. Non solo attraverso la creazione dei prodotti utili ad investimenti socialmente responsabili, ma anche attraverso iniziative direttamente correlate a questo tema. Se vogliamo qua quindi citare alcuni esempi concreti di questo atteggiamento, sul piano specificamente finanziario vale la pena menzionare innanzitutto che la Malta Stock Exchange, la borsa di Malta, proprio recentemente ha lanciato un nuovo segmento di mercato, consentendo le di green bonds sul capital market maltese, aprendo così un'ulteriore opportunità per soggetti che vogliono raccogliere finanziamenti per lo sviluppo di progetti ESG. Allo stesso tempo, sempre a livello finanziario, il regolatore maltese, il Malta Financial Services Authority, MFSA, vigila e continua a ricordare agli operatori del mercato la necessità di adeguarsi quanto possibile ai parametri del Sustainable Finance Disclosure Regulation, l'SFDR, di cui ci ha parlato prima Davide Mascheroni. E poi la Bank of Valletta, il principale istituto di credito di Malta, mantiene anche una policy di incoraggiamento nei confronti degli investitori che scelgono investimenti con buon ESG ratings. Sul piano ambientale, poi, Malta non solo sta già rispettando pienamente le tempistiche dell'European Green Deal, che pongono il 2050 come deadline per diventare un paese carbon neutral, ma Malta sta addirittura lavorando per anticipare questi risultati. Nello specifico, Gozo, che è la seconda isola dell'arcipelago maltese in termini di superficie,
Gozo mira ad essere il territorio pioniere in Europa per creare un'economia ad impatto zero con la progressiva introduzione di soluzioni innovative, dall'elettrificazione dell'intero sistema di trasporto pubblico alla circolazione di veicoli privi di emissioni nocive ed anche all'incremento di dispositivi ad energia solare. Poi il governo inoltre sta adottando ulteriori strategie come la creazione di green jobs, ad esempio progettisti di impianti fotovoltaici, esperti in bioarchitettura o bioedilizia, certificatori energetici, chimici ambientali ed altre mansioni simili. Poi la tassazione agevolata per motocicli e per veicoli utilizzati solo nel weekend, costruzione di giardini verticali e finanziamento per lo sviluppo di tecnologie particolarmente innovative nel campo dell'energia eolica. Quindi tutti questi fattori contribuiscono e continueranno a contribuire alla creazione di una giurisdizione europea sempre più attenta e consapevole dell'importanza e del valore dato alla sostenibilità. Certo, beh, che poi le due cose devono andare di pari passo, perché stavo facendo una riflessione molto pratica, no? Credo, poi magari potete confermarmelo o meno, ma spesso quando si parla di investimenti responsabili, oggi meno rispetto che una volta, oggi è un argomento che è entrato più a far parte della nostra mentalità, ancora non in toto, però insomma piano piano ci stiamo abituando a far riferimento a tutte queste tematiche, però dicevo spesso a livello pratico si pensa che attuare una politica di investimento responsabile possa in qualche modo dare meno introiti alle società, alle imprese, perché insomma si vuole, no, banalmente si vuole fatturare, no? Quindi c'è questa convinzione, ripeto, magari Davide Mascheroni, torno da te, così poi ti faccio anche la seconda domanda, insomma, che vi riguarda, però sto dicendo qualcosa di scorretto, cioè il fatto che si pensa che siano due cose che vanno su due binari diversi, invece in realtà è esattamente il contrario, cioè si investe la società stessa, dico, nel medio-lungo periodo, quindi con delle prospettive più ampie, ma che possono dare risultati più importanti. Davide Mascheroni. Eccoci qua, scusa, stavo Eccoci. Sì, riattivando non, l'audio. nessun problema. Dicevo, sto dicendo una cosa inesatta, cioè c'è un po' questa convinzione? Sì, assolutamente sì, una convinzione che pian piano sta, diciamo così, cambiando nel corso del tempo. Allora, quello che possiamo dire noi è che sicuramente non c'è evidenza che un investimento sostenibile e responsabile possa fare meglio nel brevissimo periodo. Però investire con un'ottica che non guarda solo alla lente, diciamo, dell'analisi finanziaria, ma anche in termini di responsabilità ambientale e sociale, secondo noi può portare a identificare delle aziende che sono attive su trend strutturali che andranno a impattare sulla crescita economica nel medio-lungo termine. Quindi Appunto. probabilmente la redditività nel medio-lungo termine, un investimento sostenibile e responsabile, è migliore. La storicità ci sta dicendo questo. Aggiungo un'ultima cosa, al di là poi del rendimento assoluto, quello che almeno è la nostra evidenza, che se poi andiamo a pesare il rendimento prodotto per il rischio assunto, automaticamente questo rapporto è sicuramente più efficiente in un fondo sostenibile e responsabile. Ecco Davide, resto da te, proprio diciamo che è un continuum di questo argomento che abbiamo aperto. Prima abbiamo detto come Etica SGR fosse pronta a questo cambiamento, così come le società di riferimento degli altri relatori di questa tavola rotonda. Cioè sostanzialmente avevate un po' tutti nel DNA questo cambiamento e quindi queste politiche che devono necessariamente cambiare gli orizzonti, però appunto proprio per questo motivo, domanda un po' provocatoria. Se vuoi, tutte le società sono chiamate a questo cambiamento e quindi mi viene da pensare che la concorrenza sarà ancora più rigida. Come pensate di differenziarvi da tutte le politiche che verranno messe in campo dalle varie società? Ma guarda, è una domanda interessantissima, neanche troppo provocatoria, nel senso che spesso diciamo i nostri consulenti che si seguono da tempo ce la fanno, nel senso ci dicono: ma allora adesso siete tutti sostenibili e responsabili, qual è le cose che vi rendono diversi dagli altri? Allora, secondo me, per prima cosa, una premessa importante, l'abbiamo già detto, però a livello di società il commitment verso la, diciamo così, sostenibilità e la responsabilità è sicuramente fondante per Etica SGR, che fa parte anche di un gruppo da sempre orientato verso proporre una finanza che fosse più inclusiva
e sostenibile, gruppo banca etica. Quindi questo è sicuramente un aspetto importante. Nel nostro statuto, articolo 4, c'è specificato che noi siamo 100% sostenibile e responsabile, quindi gli investimenti sostenibili sono stati il nostro passato, rappresentano sicuramente il presente e saranno, e non può essere così, che il nostro futuro. Quindi questo sicuramente a livello di società. Se poi scendiamo e lo definiamo un pochettino più a livello di prodotto, tutti i nostri fondi comuni di diritto italiano sono stati classificati ex articolo 9 ai sensi della nuova normativa SFDR. Quindi sì, questo non è un aspetto secondario, non sono molti i fondi, almeno in Italia, che sono stati classificati in questo modo. Ricordo brevemente cosa significa articolo 9. Oltre a promuovere sicuramente criteri ambientali, sono fondi che hanno formalizzato anche un impegno in termini di obiettivo specifico di sostenibilità nei confronti dei clienti, impegno che poi dovrà essere rendicontato nel corso del tempo. Quindi questi sono sicuramente degli elementi molto importanti a livello di società, a livello di prodotto. Poi, se posso entrare un pochettino più in dettaglio, anche noi proponiamo sicuramente un processo di investimento che è un processo di investimento orientato sicuramente a temi di carattere etico, questo lo ripeto un po' il nostro caratteristica, e da un lato ha un processo di selezione ESG proprietario che inserisce, integra sia diciamo così diverse strategie sostenibili e responsabili, investimento sostenibili e responsabili, quindi le esclusioni, quindi le attività controverse, ma anche le aziende che magari non fanno parte di settori controversi ma magari hanno posto in essere diciamo così dei comportamenti lesivi di diritti fondamentali come magari quello della privacy o diciamo così hanno abusato di posizione dominante, quindi contro la concorrenzialità dei mercati, o hanno diciamo così violato quelle che sono convenzioni internazionali. Oltre a questo, comunque è una parte che non esaurisce il nostro processo di investimento, poi c'è la parte più importante che è tutta quella di selezione positiva, quindi valutazioni ambientali, sociali, di buon governo. Anche noi cerchiamo comunque di identificare le migliori aziende in termini di responsabilità ambientale e sociale, i migliori stati in termini appunto sempre di responsabilità ambientale e sociale, attraverso un approccio best in class che tende a diciamo identificare il meglio sia con riferimento a una soglia assoluta sia per le aziende anche con riferimento a una soglia settoriale. Okay. Negli ultimi anni cosa abbiamo fatto per completare diciamo questo processo di selezione? Abbiamo inserito delle valutazioni che riguardano il rischio di sostenibilità. Noi da 6 anni abbiamo una metrica di rischio proprietario, rischio ESG, che ci permette di selezionare, di identificare il rischio di sostenibilità, di misurarlo. E cosa facciamo? Una volta che abbiamo fatto il processo di selezione, abbiamo questo filtro che ci permette di escludere le società che, nonostante abbiano un rating tutto sommato accettabile dal nostro punto di vista, però all'interno del portafoglio potrebbero impattare in termini negativi qualora si verificassero diciamo così degli eventi ambientali e sociali avversi. Quindi questo ci permette poi di consegnare quello che noi definiamo universo investibile al gestore, quindi gli emittenti, imprese e aziende che il gestore può inserire all'interno dei nostri portafogli, nei portafogli dei nostri fondi. Certo, molto molto chiaro. Io andrei anche da Christophe, ma lei, a partire anche dal presupposto di prima, no, di capire come gli investitori guardano e come recepiscono questi cambiamenti in atto. Voi, Christophe, siete particolarmente attivi nell'azionario europeo, che approcciate con un occhio molto attento, lo dicevi anche tu prima, per quanto riguarda le tematiche SRI. Come si comportano le aziende europee rispetto al resto del mondo? Quindi confronto numero uno. Ci sono evidenze che gli investitori da questo punto di vista siano anche associati a, cioè che gli investimenti ovviamente che fanno gli investitori siano anche associati a rendimenti e soddisfazioni per gli investitori stessi? Sì, sì, allora, come l'ho già detto, utilizziamo da adesso quasi 15 anni la stessa metodologia di analisi delle aziende. Questa metodologia è caratterizzata da due punti principali, che sono, il primo punto riguarda il nostro interesse per i temi chiavi di ogni settore, questo che è importante per analizzare le aziende. Il secondo punto per noi è il peso che noi diamo, peso significativo che noi diamo alla governance fra i criteri ESG. ESG e la governance per noi è molto importante, e per
questo noi ci diamo 40% dei rating alla, a questo criterio. Dunque, dopo classifichiamo le aziende sotto 5 categorie, da leader a sotto sorveglianza. Con questa lunga storia di analisi abbiamo veramente adesso, posso dire, una prospettiva sulla creazione di performance di rendimento SRI a lungo termine. E, per esempio, dal 2007 nella zona euro, investendo solo nelle aziende leader, si sarebbe attenti a una performance di quasi 85%. Investendo solo in quelle in sottosorveglianza si sarebbe arrivati a una performance di meno 17%. Dunque c'è veramente un investimento speciale nell'SRI che fa veramente senso. Per esempio, negli ultimi 3 anni il nostro fondo Climate Change, che segue questo approccio best in class e che dà un peso molto importante alla governance, ha avuto una performance di 37% per un benchmark di 15%. Dunque, c'è veramente una ragione per investire in questo tipo di investimento. Dopo, facciamo, se lo vuole, un passo sì. indietro sul tema dell'ESG in 2020. Durante la crisi Covid, il fattore per noi ha mostrato il fattore ESG ha dimostrato la sua resilienza durante le turbulenze dei mercati finanziari. Nell'Unione Europea, per noi è veramente stato un fattore difensivo durante la pandemia, ma anche ha continuato dopo le altre fasi successive. E per noi abbiamo fatto alcuni calcoli e i rendimenti di quest'anno di questo fattore ESG sono per 2020 attorno al 15%. Tutto questo per dire che gli interessi, gli investimenti SRI in Europa garantiscono veramente rendimenti e performance superiori. Ok. Ecco, molto interessante anche questo aspetto, quindi capire come siamo messi a livello europeo rispetto al resto del mondo, che è un confronto doveroso e che magari può essere anche di come dire, incentivo a fare meglio, no? Credo che sia Non abbiamo trovato gli stessi risultati, per esempio, negli Stati Uniti. È okay. totalmente okay. diverso. Ah, ecco, vedi, questo è interessante. Sì, bene, anche perché poi su più fronti l'Europa e gli Stati Uniti e l'America chiaramente sono messe a confronto. Ottimo, Christophe. Vado da Rebecca, perché torniamo a parlare della giurisdizione maltese per capire se Rebecca, ci sono dei veicoli tipici ed esclusivi proprio della giurisdizione che possano rispondere alle esigenze di quei gestori che vogliono creare un prodotto di investimento in ambito ESG. Ci sono assolutamente questi veicoli. Come ho menzionato prima, Malta è una giurisdizione appartenente all'Unione Europea, quindi esistono ed è possibile strutturare veicoli come gli UCITS o AIFs, AIF sotto le rispettive direttive europee. Sono pure questi veicoli naturalmente adattabili per provvedere agli investimenti ESG. A Malta però, oltre questi, si trovano anche alcuni prodotti offerti esclusivamente dal paese e cui prodotti continuano a darci come paese il nostro competitive edge. Qua parliamo di due veicoli e tipologie di fondi, che sono i Professional Investor Fund o i PIF e i Notified Alternative Investment Fund, i NAIF, che anche così come gli UCITS e gli AIF, pure questi PIF e NAIF possono facilmente provvedere per investimenti ESG. Adesso è anche un requirement europeo con l'introduzione dell'SFDR, del Sustainable Finance Disclosure Regulation. Quindi cominciamo con un po' sui PIF. La nicchia di mercato di Malta è stata costruita intorno allo spazio medio e piccolo medio, quindi Malta è significativamente più attrattiva per i gestori di questa dimensione che
potrebbero magari incontrare alcune difficoltà ad approcciare paesi e piazze più grandi come Lussemburgo ad esempio. In effetti il Professional Investor Fund, il PIF, sono fondi di investimento alternativi disponibili proprio ai gestori alternativi de minimis, quindi gli Alternative Investment Fund Managers sotto soglia dei 100 milioni di euro e che non sono quindi costretti ad aderire alla direttiva AIFMD. Il PIF è un prodotto molto flessibile che può ospitare tutte le strategie alternative di investimento, incluso strategie e investimenti ESG. Poi non c'è nessuna restrizione di investimento, nessuna restrizione di leva, non c'è neanche nessun requisito di diversificazione del portafoglio, nessuna necessità neanche di banca depositaria, perché qua sono sufficienti gli accordi di safekeeping. Quindi dipende dalla tipologia degli asset, spesso è nominato un prime broker ad esempio per il safekeeping degli assets e l'execution of trades. Per quanto riguarda poi la gestione di un PIF, questi fondi sono strutturabili sia nella forma eterogestito, quindi appontando un gestore regolato esterno, oppure è anche possibile strutturare il PIF nella forma di fondo autogestito, dove il consiglio d'amministrazione, il CDA, perché qua stiamo parlando di un SICAV come forma legale, quindi il CDA nomina un investment committee con un minimo di 3 membri, che questi membri saranno collettivamente come investment committee responsabili per la gestione del fondo. Un'altra cosa da menzionare qua è che i PIF non possono approfittare del passaporto europeo per la raccolta, ma questa viene fatta tramite private placement. Se invece un operatore vuole avere il passaporto europeo per poter promuovere il prodotto, in questo caso dobbiamo parlare dell'altra tipologia, il Notified Alternative Investment Fund, il NAIF. Che questo è un prodotto più recente rispetto al PIF, che è stato introdotto nel 2016 ed è una soluzione fast track per costruire un Alternative Investment Fund. Il NAIF è un prodotto del manager, del gestore AIFM, che quindi aderisce in questo caso alla direttiva europea AIFMD. La procedura è molto snella e molto veloce perché in un massimo di 10 giorni dalla notifica da parte del gestore al MFSA, al regolatore, questo regolatore, l'MFSA, includerà il Notified NAIF nella lista di NAIFs e il fondo può così cominciare, può lanciare. Il NAIF non è come fondo un prodotto regolato, perché abbiamo menzionato che è un prodotto del gestore, cui gestore AIFM è già regolato sotto la direttiva europea. Quindi l'MFSA qua fa affidamento sul gestore che è già come gestore autorizzata e regolata. Quindi i NAIF allora non possono essere autogestiti, ma godono dei benefici del passaporto europeo per promozione attiva nell'Unione Europea. Quindi mentre il PIF è il veicolo ideale per gestori più piccoli che gestiscono meno dei 100 milioni di euro e che vogliono più flessibilità e costi competitivi eccetera, i NAIF sono un veicolo ideale per gli gestori e i FIM che vogliono strutturare un fondo in breve tempo, magari hanno degli investitori già pronti o una strategia che è time sensitive ad esempio. Ma questo fatto che Malta offre questi tipi di fondi, di tipologia di veicoli di investimento innovative, non è l'unico vantaggio della giurisdizione come fund domicile. Al contrario, questo aspetto innovativo, se lo vogliamo chiamare così, è solo un fattore singolo che dà alla nostra giurisdizione una competitive edge rispetto ad altre piazze. In termini di vantaggi ci sono vari altri fattori che hanno reso Malta una giurisdizione ideale, specificamente sempre per i fondi e gestori di dimensioni piccole e medio. Stiamo parlando di fattori come costi competitivi rispetto ad altre giurisdizioni, ma qua anche se Malta offre costi competitivi non la rende assolutamente un domicilio low cost, perché viene sempre mantenuta una qualità di servizio eccellente grazie anche al dialogo che c'è presente sia tra gli operatori stessi ma anche col regolatore e altre associazioni nell'industria. Altri elementi attrattivi includono le snellezze procedurali, l'approccio pro business del regolatore finanziario, il normativo solido ma flessibile di rulebooks e veicoli per fondi disponibili, alcuni offerti esclusivamente a Malta, come abbiamo parlato dei PIF e i NAIF.
Poi aggiungiamo la forza lavorativa ben qualificata, i service providers di alta qualità che sono presenti sull'isola. Qua c'è una gran scelta di service providers, ad esempio tutti i Big Four audit firms sono presenti, e tra questi service providers c'è anche un livello di healthy competition che è importante poi per accettare un certo qualità e livello di servizio certo. offerto al cliente. Poi c'è anche il fatto che l'inglese è una lingua ufficiale, ma anche c'è l'italiano che è parlato correntemente, e qui non possiamo infine poi non menzionare il clima, che pur non essendo un fattore determinante, rende Malta sicuramente non paragonabile alle altre giurisdizioni europee. Ci fai venire voglia di prendere un volo e arrivare, speriamo di poterlo fare al più presto, nel senso che questo metterebbe in moto tutta una serie di meccanismi virtuosi che sono mancati nell'ultimo anno a causa della pandemia. Sì, beh, poi ci sono dei punti che tu hai citato che spero che possano essere presi ad esempio anche per esempio dall'Italia, ma lo dico io da profana, cioè la snellezza procedurale, spesso noi lamentiamo, no? Una certa lentezza proprio in tutti i procedimenti che poi portano a piuttosto che una normativa robusta e flessibile, piuttosto che una stabilità economico e politica. Certo, dobbiamo fare i conti con la pandemia, però ci auguriamo che poi, una volta sistemato quell'aspetto, si possa procedere velocemente verso una virtuosità generale. Ecco, sul clima purtroppo non possiamo far nulla, chiaramente è diverso il clima italiano che da quello maltese. Ma comunque adesso noi ci dobbiamo avviare verso il termine di questa tavola rotonda, ma abbiamo ancora abbastanza tempo per un paio di domande che volevo rivolgere a tutti voi, quindi indistintamente, al di là delle differenze che abbiamo potuto analizzare in questa prima parte della tavola rotonda. Ritorno appunto da Mascheroni, Davide, perché la domanda che voglio porre a tutte e tre è la seguente: nei prossimi 5 anni, ragioniamo in prospettiva futura, in 3 punti, quali potranno essere gli sviluppi dell'approccio SRI? Allora, partiamo da te. Allora, diciamo che sicuramente sarà una... la pandemia ha portato a rivedere quelle che potranno essere le modalità di sviluppo e i temi di investimento del futuro. A mio avviso, a nostro avviso come Etica SGR, in questo contesto comunque sono emersi alcuni temi che le aziende dovranno sempre più prendere in considerazione per cavalcare ovviamente quella che potrà essere la crescita economica, quindi il rispetto dell'ambiente, temi di carattere sociale come il benessere dei lavoratori e non da ultimo anche aspetti che riguardano diciamo la governance. Noi citiamo sempre un elemento su cui costruiamo la nostra politica di engagement, che è quello della responsabilità fiscale. Sappiamo che, per fare un esempio, una politica aggressiva da un punto di vista fiscale non è sicuramente contraria alla normativa, non è contraria alla legge, però finisce all'effetto per drenare risorse che possono essere utilizzate per la spesa sociale e che possono essere utilizzate anche e soprattutto dai governi per la spesa sanitaria. Ecco, quindi sicuramente ci sarà una maggior consapevolezza, è inevitabile, verso questi temi, e un ruolo come quello di una società di gestione del risparmio, come Etica SGR, come in generale operatori finanziari, sarà fondamentale per convogliare queste risorse che arriveranno verso i temi o le aziende più virtuose che utilizzano buone pratiche verso efficienza energetica, verso magari le energie rinnovabili, partnership solide tra il settore privato e il settore pubblico per generare comunque dei servizi che siano pensati per la persona, per i cittadini, sia in ambito sanitario ma anche e soprattutto il tema delle infrastrutture sociali, la digitalizzazione. Cioè sono tutte cose che cui abbiamo e stiamo sentendo parlare, che sicuramente saranno un po' la bussola che orienterà la crescita del futuro. Ecco, diciamo che in generale un'analisi ESG rigorosa ha sempre consentito comunque di prendere in considerazione questi aspetti e queste dinamiche all'interno delle scelte di investimento. È quello che, diciamo così, società come Etica SGR hanno sempre fatto anche in tempi normali, non solo in tempi di pandemia. Ecco, io penso che però, mentre prima era un qualcosa visto da tutti come un di più, diciamo le considerazioni ambientali e sociali nelle scelte di investimento diventeranno qualcosa di imprescindibile da qua certo. ai prossimi anni. Ecco, restiamo nell'ottica dei 5 anni prossimi. Christophe, ma lei, stessa domanda per te. Allora, per noi, se devo riassumere i 3 punti significativi, direi che c'è la prima cosa: ci sarà una necessità di una reale valutazione dell'impact investing per veramente sapere quell'impatto sociale,
climatico, della transizione climatica e anche sulle risorse naturali delle aziende per avere aziende con crescita. Ma pensiamo che c'è ancora molto da fare, molto lavoro per omogeneizzare queste misurazioni dell'impatto. Questo è il primo punto. Il secondo punto per noi sarà per questi sviluppi dell'approccio SRI sarà l'approccio tematico, perché il quale naturalmente sembra fondamentale adesso, ma ad esempio all'interno delle strategie che si focalizzano sul tema ambiente c'è veramente la questione clima, che è molto molto importante, che è sicuramente la più urgente e che per noi condizia anche le altre sfide. E veramente continueremo a lavorare sopra questo e fare innovazione con prodotti su questo approccio tematico e questa questione chiara del clima. E finalmente penso, come l'ha detto anche Davide, penso che con la Covid veramente ci sono anche nuovi cambiamenti, nuovi sviluppi che dobbiamo aspettare e seguire, e penso che ci sarà molto da fare sulle strategie sociali. Il pilastro sociale sarà qualcosa molto importante, perché l'abbiamo già visto come ci sono già cambiamenti per le aziende e anche per le persone nel loro lavoro di ogni giorno. Dunque penso che il pilastro sociale sarà veramente un pilastro e una sfida molto importante negli prossimi anni. Ok, Rebecca, quali sono i vostri tre punti invece? Sì, per i fondi sono spesso gli investitori che poi influenzano la scelta di giurisdizione, quindi con temi ESG essendo sempre più at the forefront, dando più importanza a questi temi, è importante che nella scelta di giurisdizione poi viene anche considerata quanto sta facendo la propria giurisdizione per quanto riguarda questi temi di ESG. Quello che Malta ha già fatto, quindi tutti gli esempi che abbiamo fatto prima sui green jobs, i green bonds, tutti quei progetti e gli incentivi rispetto a questi temi, tutto quello che Malta ha già fatto e continua a fare verrà consolidato nel futuro. E grazie alla dimensione piccola di Malta, tutto quello che riguarderà l'implementazione del mondo ESG sarà più facilmente sviluppabile e reachable da parte degli operatori. Ok, e a questo punto chiudiamo con un'altra domanda, come detto, che giro a tutti e tre. L'abbiamo già fatto emergere nel corso della discussione, però rendiamolo ancora più esplicito. Davide, riparto ancora da te. Qual è il grado di interesse e coinvolgimento da parte degli investitori rispetto a un investimento responsabile? Abbiamo già anche elencato quelle che sono ancora le resistenze, però insomma cerchiamo di dare un voto a questo aspetto. L'audio, devi attivare l'audio, Davide, perdonami se no non ti sentiamo, hai detto qualcosa di divertente perché ti ho fatto sorridere, quindi ripetilo. No, diciamo che un voto numerico è sicuramente difficile da dare. Il grado, che appunto, dire è dai. È che sicuramente c'è un grande interesse verso gli investimenti sostenibili e responsabili. Quello che abbiamo notato nelle scelte di consumo è che questo processo è in estero ormai da già 15-10 anni, dove lo stile di consumo sta cambiando, perché è sempre più portato nelle scelte di tutti i giorni a diciamo, orientarci verso temi che hanno anche un impatto sostenibile. Se pensiamo all'alimentazione, pensiamo a quello che può essere la mobilità, pensiamo all'energia, all'abbigliamento, insomma questo per quanto riguarda il quotidiano. E stiamo notando che negli ultimi anni sicuramente anche lo stile di risparmio sta cambiando, gli investitori sono sempre più attenti a quelle che possono essere le tematiche ambientali e proprio nell'ultimo anno e mezzo con la pandemia anche le tematiche di carattere sociale. Quindi questo è un qualcosa che c'è, è un punto di partenza, probabilmente il modello economico sta anche iniziando a cambiare. C'è anche una conferma, è importante perché il ruolo del consumatore da un lato, il ruolo dell'investitore da un lato, ma dall'altro c'è anche poi quello che è il contesto magari di riferimento. Allora le istituzioni, se pensiamo all'Europa, la Commissione europea si sta spingendo per creare un contesto normativo che possa indirizzare, convogliare le risorse verso
una crescita che sia effettivamente inclusiva, una crescita che porti appunto a essere maggiormente sostenibile. Quindi pensiamo che da questo punto di vista la sensibilità del consumatore da un lato, una presenza normativa forte possa, diciamo, convincere le aziende a spostarsi sempre più verso appunto modelli di business che siano più sostenibili. Quindi qua ci sarà un ruolo fondamentale da parte delle società di gestione di risparmio, perché dovranno sicuramente far emergere maggiore consapevolezza nei confronti degli investitori risparmiatori e dall'altro favorire l'incrocio di quella che è la domanda di sostenibilità con l'offerta di sostenibilità. Certo. Christophe, stessa domanda per te. Cosa mi rispondi? Tante cose. Penso che l'aspirazione a una finanza responsabile è più impegnata e più rispettosa dell'ambiente, per esempio, ma anche di altri interessi degli investitori, è sempre più presente tra questi investitori, soprattutto tra le giovani generazioni. Questo per me è il primo punto. Dunque c'è veramente una domanda per questo. Dopo, come l'ha detto anche David, penso che l'evoluzione della regolamentazione sarà un po' punto di svolta molto importante. Per esempio, in Francia l'abbiamo visto con l'attuazione della legge sulla transizione energetica di 2015. Questo ha veramente cambiato la mentalità e anche il lavoro degli investitori istituzionali, per esempio per costruire portafogli, per riportare su questi portafogli. E pensiamo che il nuovo regolamento SFDR accelererà questo cambio e l'ha già cambiato, soprattutto per gli investitori che sono singoli. Okay. Dunque, in Francia l'abbiamo già visto da molto tempo, adesso c'è veramente un grande interesse dalla parte degli investitori singoli che cercano veramente a fare senso per i loro investimenti. Questo veramente mi sembra importantissimo, ma sarà necessario anche per le società di gestione di fare grandi sforzi, di compiere grandi sforzi in termini di istruzione, di educazione, per rendere tutti questi concetti più accessibili. SFDR già aiuta in questo senso. E direi che c'è anche qualcosa che è importante, sarebbe la diffusione degli obiettivi, diffusione più larga, più ampia, degli obiettivi di sviluppo sostenibili, SDG in inglese. Sarà veramente per noi, secondo noi, un elemento molto importante per spiegare e illustrare il significato degli investimenti per questi investitori singoli, soprattutto singoli. Certo. Ecco, in conclusione Rebecca, stessa cosa, qual è il grado di interesse? Non so quantificarlo in numero preciso, ma sicuramente la testimonianza dell'importanza delle tematiche ESG che ogni giorno sono presenti sul mercato in ogni diversi settore, non solo quello settore finanziario. Sicuramente, secondo me, porteranno gli investitori in un modo quasi naturale e fisiologico a optare per soluzioni di sostenibilità, perché questa sostenibilità è diventata un criterio di scelta, di riferimento e anche un guideline, possiamo dire. Ok, beh, direi che è stato molto interessante. Ora diciamo che diventa una sfida per tutti noi, indipendentemente dal lavoro che abbiamo ascoltato oggi delle società di riferimento a cui ci siamo rivolti proprio per capirne di più, perché non possiamo sottovalutare che a livello mondiale dobbiamo muoverci tutti nella stessa direzione, con le dovute differenze chiaramente a partire proprio dall'economia dei singoli paesi, ma credo che gli obiettivi debbano essere comuni e forse, so che apparentemente magari potrebbe non centrare niente, ma forse questo anno di emergenza mondiale potrebbe insegnarci qualcosa, perché abbiamo dovuto tutti quanti insieme andare nella stessa direzione e cercare di risolvere anche delle problematiche che sono state molto pesanti e che sono ancora molto pesanti tutte insieme, con le dovute differenze, ripeto, tra paese, da paese a paese. Quindi io ringrazio Rebecca Schwereb, Manager Business Development Bank of Valletta Fund Services, grazie per essere stata con noi e ti ritroviamo presto sulle fonti TV, insomma mi auguro, così possiamo approfondire ulteriormente questi temi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Davide Mascheroni, responsabile area partner commerciali Etica SGR, grazie Davide anche a voi naturalmente.
Grazie a tutti, grazie a te e alla prossima. Grazie a Christophe Mallet, Head of International Development of Asset Management. Grazie per aver Grazie a voi. collaborato a questa tavola rotonda che fa parte, ricordo a tutti i nostri telespettatori, delle Fonti Asset Management TV Week. Trovate tutte le informazioni di questo e dei nostri prossimi eventi sul nostro sito lefonti.tv, dove potete seguirci anche in diretta. Buon proseguimento con la nostra programmazione.